Allora, buonasera a tutti, vi ringrazio per essere qui. Sapete che siamo collegati anche con la diretta social sulla pagina del Micro Megamondo, come facciamo sempre. Poi questa diretta si può vedere su Facebook e su YouTube del Micro Megamondo, rimane collegata. Siamo ovviamente dal Museo Esapolis per un altro bellissimo appuntamento. Con noi c'è una persona che ho incontrato quando facevamo le dirette durante il periodo del Covid, della chiusura, insieme anche a Riccardo Poloni. È un collega dal punto di vista scientifico, ma devo dire anche tantissimo dal punto di vista della passione e di approfondimenti. Siamo con Tommaso Lisa di Firenze, che è anche uno scrittore di libri e di storie e di racconti che non sono solo frutto della conoscenza e della sua capacità narrativa, ma anche di una cultura vasta che lo rende anche abbastanza speciale nel panorama dell'entomologia, perché ha una cultura umanistica molto profonda, anche filosofica, e quindi riesce a arrivare ad analizzare, ad apprezzare e approfondire moltissime esperienze. Il suo incontro praticamente costante e continuo, e la sua avvicinarsi costante e continuo alla natura, alla natura degli insetti in particolare, dà molte angolazioni, appunto. Io mi ricordo che quando abbiamo fatto la diretta, la faccio vedere, abbiamo parlato di questo libro che sono Memorie del sottobosco, e abbiamo parlato di coleotteri particolari, ma anche un altro che vi faccio vedere, che è coleotteri rossi. Devo dire che poi il colore rosso probabilmente non è solo un colore importantissimo in natura, ma anche molto attrattivo anche per Tommaso, che adesso vi presenterò. E siamo qui soprattutto non solo per conoscere quello che lui ha scritto, ma anche per conoscere l'ultima sua fatica. Che poi le sue fatiche, da quello che capisco, sono così, non sono sincrone, diciamo, con la pubblicazione, ma si intrecciano, sono come dei frutti che maturano in modo diverso, diciamo, degli alberi. E abbiamo qui qualcosa di meno rosso, ma sempre molto particolare, che sono gli insetti delle tenebre. Ecco, io dopo questa breve presentazione lascerei l'introduzione, così modo di presentarsi anche a Tommaso, che ringrazio tantissimo di essere qui con noi e avere l'opportunità di conoscerlo non solo dal vivo, ma anche di conoscere queste sue pubblicazioni, ma soprattutto da dove nascono queste esperienze e quali sono le cose che ovviamente man mano chiederemo che l'hanno così più affascinato di questo mondo. Grazie Enzo, grazie Esapolis per l'ospitalità e per questa splendida occasione per parlare di letteratura e insetti, un tema non frequente sia in ambito strettamente letterario. Pochi sono gli autori riconosciuti di valore letterario che hanno trattato degli insetti in modo specifico. Tra i quali ricordiamo, mi piace ricordare proprio Fredrik Sjöberg. È nato un po' l'idea di scrivere libri come questi, indubbiamente dall'arte di collezionare mosche, il suo primo libro che mi regalò mia moglie qualche anno fa, e mi dette l'idea di perché non scrivere di insetti, ma di insetti in modo letterario, cioè fare una letteratura entomologica. Non mancano certo oggi, non manca la divulgazione, non è mai abbastanza, ma ce n'è. Non manca l'accesso all'informazione pura, basta con Google, con un buon motore di ricerca e con un minimo di capacità di far vaglio di bibliografie e di storiografie, le informazioni si trovano. Ciò che manca, che a me pareva mancasse, era proprio una narrazione, un racconto che avesse gli insetti come protagonisti, da un punto di vista, con uno stile strettamente letterario. C'erano appunto l'esempio di Sjöberg, pubblicato per Iperborea, il suo primo libro sulla sua arte di collezionare mosche, come mai lui fosse appassionato dei sirfidi e quindi avesse cominciato questa sua enorme collezione, che poi è stata esposta anche alla Biennale di Venezia, tra l'altro come opera d'arte, già la collezione di per sé.
E la sua arte è quella della divagazione, che parte da, magari dalla ricerca di una specie o di una situazione legata al rinvenimento di un coleottero, di un dittero, e da lì lui ricava e intreccia tutta un'altra serie di storie divaganti, ondivaghe, di una grandissima piacevolezza. L'altro scrittore, che facendo una ricerca bibliografica prima di imbarcarmi nell'idea di scrivere io stesso un libro o più libri sugli insetti, che ho trovato è stato Ernst Jünger, uno scrittore tedesco molto importante, conosciuto prevalentemente per la sua attività politica e filosofica, ma anche entomologo di gran livello, che ha concretizzato le sue memorie entomologiche nel libro Cacce Sottili, edito poi soltanto nel 1963, quindi era una parte finale della sua lunghissima vita, ha vissuto più di 100 anni, però spunti entomologici erano presenti anche in molti altri suoi romanzi, in molti altri suoi scritti. In Italia chi c'è? In Italia era difficile trovare qualcuno, tutto si può dire che sia nato da lì, da Mario Sturani, che pubblicò nell'immediato dopoguerra Caccia grossa fra le erbe. Mario Sturani è stato un grande studioso di coleotteri, carabidi, e anche divulgatore, perché ha scritto, oltre al libro Caccia grossa fra le erbe, rivolto proprio ai giovani entomologi, proprio ai giovani appassionati naturalisti, anche un libro sulle farfalle, sulla vita delle farfalle. Però in quel caso si trattava di racconti, raccontini, brevi prose, che in maniera piuttosto semplice cercavano di avvicinare il giovane entomologo appassionato di natura all'argomento entomologico. Da ricordare che, pur non essendo torinese d'origine ma d'adozione, Sturani fu grande amico di Cesare Pavese, e quindi comunque, oltre che entomologo, era anche un letterato di vaglia. E scendendo più nel letterario, nessuno sospetterebbe che un grande scrittore di insetti, di entomologia, che ha scritto delle pagine strabilianti, come sempre nel suo stile eccezionale, è stato Carlo Emilio Gadda, che nella Dalgisa racconta proprio la storia del Carlo, di questo entomologo milanese che si dedicava alla raccolta, alla collezione degli insetti, e dall'occhio pragmatico della Dalgisa, cioè della moglie, ne mette in ridicolo tutti gli aspetti, diciamo, più macchiettistici dell'entomologo, dello stereotipo dell'entomologo di fine 800, primi 900. Però Gadda, che era un ingegnere, che aveva una scrittura esatta e puntualissima, ovviamente non tralascia nessun aspetto strettamente entomologico. Parla di quanto il Carlo combattesse contro i pigidi penzolanti, non riuscendo a stendere bene gli insetti. Quindi questo comporta non soltanto un ritratto macchiettistico esteriore, ma Gadda si deve essere comunque interessato vivamente all'entomologia per arrivare a certi altri dettagli che nella narrazione compaiono, oltre appunto al modo di sistemare gli insetti, di cercare i carabidi. E dopo la morte del Carlo, che tra l'altro intratteneva i suoi amici e colleghi borghesi nei salotti con la sua scoperta dal punto di vista simbolico sensazionale dello scarabeo, lo stercorario, che per crescere la prole accumulava sterco per nutrire i figli, e questo era ovviamente calato nella narrazione gaddiana dei personaggi poi della borghesia milanese, nella concezione del risparmio pragmatica della banca, ecco come lo scarabeo nutre la prole mettendo da parte invece che i soldi lo sterco. La buona Adalgisa, una volta morto il Carlo,
di quella e di altre collezioni in modo feticista ottocentesco, il Carlo aveva di vecchie stampe, di altre cose che il Carlo aveva riempito a casa, buttò via tutto. E, un altro entomologo letterato di gran nome, conosciuto da molte persone, è il poeta crepuscolare Guido Gozzano, che nelle Epistole entomologiche racconta in decasillabi sciolti alla maniera del Mascheroni e dei poeti didascalici del Settecento le sue esperienze di allevamento e di relazione con le farfalle che lui allevava in casa abitualmente. E c'è da dire, forse non tutti sanno, che nel senso, pillole di conoscenza, di saggezza, lui non cominciò con l'idea di scrivere il poema didascalico sulle farfalle, che poi mi è rimasto incompiuto perché sarebbe stato un autentico capolavoro, ma lui era attratto molto dal cinema come nuova arte, e quello che voleva realizzare era un documentario in bianco e nero, allora però colorato con ritocchi successivi, sullo sviluppo delle farfalle, un documentarietto che è disponibile su YouTube, che potete vedere anche oggi, della durata di un quarto d'ora, 20 minuti, dove riprende la vita di tutte le farfalle che poi sono protagoniste delle epistole entomologiche. Quindi è come se, in un certo senso, il poema che noi adesso leggiamo, seppur incompiuto ed è più conosciuto di Gozzano, fosse in realtà una didascalia in versi a quella che lui credeva, reputava essere l'opera più importante, cioè questo documentario che per allora era assolutamente all'avanguardia, fare cinema sugli insetti nel credo sia del 1912, di quegli anni lì, e insomma toglie anche dall'idea di delle cose di pessimo gusto del salotto di crepuscolari gozzaniano, che hanno un po' certe collezioni entomologiche di vecchio stile. E da ultimo, non meno importante, entomologo che si è dedicato all'entomologia, anzi entomologo che dopo è diventato scrittore e noto a tutti, è Vladimir Nabokov. Che quando fin da bambino è testimoniato in Parla, nelle bellissime pagine di Parla Ricordo, a Vira, nella sua tenuta vicino a San Pietroburgo, iniziò anche su suggerimento del padre, della madre medico, a collezionare e a seguire le farfalle. Poi nei vari durante l'esilio seguito dalla rivoluzione russa, prima in Crimea, poi in Germania, poi a Parigi, fuggì da Parigi esattamente nel mese in cui Junger entrò a Parigi, come nel 1940, invadendo la Francia, fuggì in America. In America il primo lavoro per 3 anni professionistico di Nabokov fu in 3 diverse università a studiare le specie di licenidi, che sono dei piccoli lepidotteri molto colorati che sono anche esposti in alcune di queste teche, studiandone le variazioni delle macchie ocellari sulle superfici delle ali inferiori, per dalla forma riuscire, prima ancora che ci fossero metodi di analisi genetica del DNA, a capirne l'evoluzione, e riuscì a capire con anticipo, prima delle conferme delle indagini genetiche, che i licenidi erano penetrati in America, soprattutto nell'America del Sud, passando dal Bering, scendendo poi dal Nord America nell'America del Sud. L'altro confermata di recente, dopo tantissimi anni. Esatto. È stata veramente una cosa un po' come fece all'epoca, chiaramente, molto prima Darwin con Wallace, quando immaginarono l'esistenza della sfinge che impollinava l'orchidea in Madagascar, della caratteristica morfologica. Organi, chiamarono Predicta quando fu scoperto. Darwin era già morto, mentre Wallace era più giovane, ancora stava meglio, probabilmente ebbe la soddisfazione di vedere che esisteva veramente, perché l'avevano Predicta, appunto, l'esistenza. Cioè, se esiste una sfinge con una spiritromba così lunga, deve esserci un fiore
sexy pedale che aveva queste strutture molto lunghe, questo era uno scasso famoso, ma proprio questa capacità, questa rende la capacità, la profondità con cui queste persone riescono a vedere dell'insieme delle cose, non singolarmente, ma riescono a creare i collegamenti, lo stesso modo che hanno forse per collegare anche le parole nei loro racconti, nelle storie, legarle alle emozioni. Sì, non è un caso che il primo entomologo sia Aristotele. Queste cose, no? Invece fece veramente successo con tutt'altra storia, ovviamente, che era molto più intrigante per il genere umano che per gli insetti, chiaramente. Ma è bello ricordarlo. Io sono stato a San Pietroburgo e ho avuto l'emozione come entomologo, ma penso che se uno non è entomologo non vive questa cosa qui. C'era la sua casa ancora, sì, diciamo, sì, che è museo, con le sue pezzi, con le collezioni, qualcosa che esisteva, ed è stata una bella scoperta poter entrare e toccare, insomma, questi passaggi, che poi devo dire a chi ci ascolta che anche Tommaso ha dentro di sé questo spirito. Lo sentivo quando parlava adesso di Nabokov, Vladimir Vladimirovic, questi nomi russi là, e adesso poi di russi non è proprio il massimo nominarlo. Ma sentivo proprio anche guardando alcuni passaggi, non voglio anticipare ovviamente quello che è scritto, ma proprio la tua capacità di entrare dentro e fuori continuamente mondi diversi, anche che sono vicini delle volte, con delle percezioni personali, è molto bello veramente. Il primo entomologo fu Aristotele, no? Quindi certo, in modo diciamo debitore nei confronti del nome della rosa di Umberto Eco, no? Si tratta di ricollegare, no? In modo investigativo, cioè l'entomologo in un certo senso è anche un detective, come tutti i naturalisti e tutti gli ecologi, anche gli ecologisti, per cercare di capire come certe forme testimonino, si relazionino a altre e come mai... Poi alle volte si possono prendere anche degli abbagli, no? Io penso che quello... se posso, perché stiamo qui interagendo un po' così, se posso, io penso che da quello che ho capito, dalle pagine che ho letto, leggere questi libri non è solo per entrare dentro un modo di vedere l'entomologia, la natura, un'angolazione diversa, ma un modo anche per... con quale noi possiamo approcciare in modo diverso, diciamo, questo mondo, anche seguendo il sentiero che Tommaso ha tracciato, come altri hanno tracciato, e provare a mettere fuori quelle che sono le nostre sensazioni, esperienze, eccetera, so che molti di voi magari lo fanno, e senza aver paura, perché ci si accorgerà che nel tempo, malgrado, come ha detto lui, ci sia molto scritto in internet, ci sia molta letteratura, eccetera, ci si accorgerà di aver fatto delle cose per la prima volta. E diventano elementi molto preziosi, sono passaggi che non si trovano facilmente e che anche andando a scavare, non... io spesso mi succede di andare a cercare cose che sembrano talmente banali, conosciute da tutti, ma quando vai un attimo sotto la superficie vedi che non c'è nulla e c'è tanto da fare in questo mondo delle scienze, ma soprattutto poi quell'interazione umana con queste cose, perché sono fatte di soggetti che vivono in un ambiente d'ecologia, ma poi oggi, soprattutto oggi, abbiamo bisogno di leggerli in funzione della nostra presenza, perché questi non sappiamo se ci saranno domani. Ci succede spesso, come museo, Tommaso, di incontrare specie che tu hai anche menzionato, alcune sono addirittura introvabili, dopo che le hanno trovate una volta non le hanno più viste, e dire, ma saremmo ancora in grado di tornare qui e rivederle un'altra volta? Saremmo veramente, dobbiamo fare qualcosa? Cioè, veramente questo è il messaggio che oggi mi sento di dire. Ecco, scusa, non volevo... Sì, no, infatti fuori. Nella teca iniziale della collezione di carabidi che è in esposizione vedevo dei Carabus clatratus e mi chiedevo, ma da che parti provengono questi vecchi esemplari? Perché il Carabus clatratus, se nella sottospecie Antonelli in Italia, si dà per estinto a causa soprattutto del gambero della Louisiana che ha invaso e gli ecosistemi palustri dove viveva, sterminandone le larve, ed era molto in un tempo comune anche in varie località umide della Lombardia e del Piemonte, che poi sono state o bonificate o invase dal gambero. Quindi mi chiedevo, ma quegli esemplari così vecchi chissà da dove vengono, perché sono una testimonianza probabilmente di un mondo che erano precedenti, e quella situazione dopo nessuno si aspettava una cosa del genere, era una specie comune, dicevamo, sì era piuttosto bella. Era una cosa veramente unica, perché era una sottospecie nostra, e dice, ma sì, starà lì sempre, invece no, scomparso, fine, estinto. E come è successo per altre specie, sempre di quel gruppo di animali che poi vivono in ambienti molto fragili,
che sono spesso legati all'acqua, anche perché l'acqua poi è stata una delle prime cose che abbiamo messo chiaramente in tutti gli ambienti acquatici, le zone umide, eccetera, come i vecchi alberi, per esempio. Se tu ti saproxili, ci sarà un bellissimo libro, Terra Insecta, che è uscito 2 anni fa, di una ricercatrice, di una professoressa svedese, di cui non ricordo esattamente il nome, e, però volevo nominare l'ultimo numero della rivista Tellus, sul quale è uscito appunto un racconto sul Carabus Latratus Antonelli, dove ne faccio tutta la storia, e probabilmente quello confluirà in un prossimo libro dedicato ai carabidi. Ma detto questo, volevo ritornare su Nabokov, che poi tra l'altro russo, ma è il meno russo di tutti, certo. È il più è americano fino, è proprio il fuoriuscitismo russo che poi va in America e rimpiange per tutta la vita, anche quando poi può riavvicinarsi e può tornare a vivere gli ultimi anni in Svizzera, sceglie la Svizzera non soltanto come luogo, diciamo, perché gli ricorda quel paesaggio alpino vagamente i dintorni di San Pietroburgo e di Vira. Cioè, sì, dobbiamo capire che San Pietroburgo è Russia, per modo di dire, perché è una vecchia Europa, insomma, anche di una Russia abbastanza, mitereuropea, ecco. Sì. Quindi non possiamo parlare della Russia profonda, che adesso è quella che anche sta dando un po' la sensazione di essere molto più lontana di quello che pensavamo. E Nabokov, dopo 3 anni di lavoro entomologico professionale, iniziò a scrivere i suoi romanzi e dopo è diventato lo scrittore che tutti conosciamo. Non per questo, però, ha smesso di fare sempre continui riferimenti diretti o indiretti, allegorici o fino addirittura alle dediche che faceva alla sua compagna, inventando farfalle di fantasia messe come esergo nella prima pagina del libro insieme alla dedica. Quindi, tornando al libro, poi, una volta raggruppata tutta la bibliografia, tralascio poi tanti altri autori minori che ho nel corso degli anni trovato, studiato e antologizzato, e a quel punto ho detto, io potrei cominciare a scrivere di insetti, però in che modo? Io sono un entomologo, diciamo, pentito, e ho cominciato a raccogliere, soprattutto a collezionare insetti a 4 anni, e l'ho fatto fino all'età di 20 anni, specializzandomi negli ultimi 4-5 anni in una famiglia di carabidi che si chiamano Cicindelidi, dei quali avevo anche realizzato un catalogo ragionato delle specie del Mediterraneo, che era stato pubblicato da un'associazione francese, l'Association Roussillonnaise d'Entomologie, e nel 2002. Ero stato sempre aiutato da mio padre, che poi alla fine è stato lui dietro le quinte il motore che mi ha poi portato a conoscere gli altri entomologi, a fare tutte le varie esperienze di ricerca e di cattura degli insetti con le trappole, con le varie... Il padre era appassionato o ti ha secondato? È una cosa molto particolare, perché lui è sempre, maieuticamente è sempre stato dietro le quinte. Ero sempre io quello che scriveva di entomologi, quello che si appassionava. Cioè, io vidi, e ne parlo in questo libro, appunto, risalgo alle origini della passione entomologica. Nel 1981 vidi a Firenze, al Forte di Belvedere, la mostra Tre Quarti di Terrore. Feci io, ecco. Con l'altro. Con il logo disegnato da Giancarlo Colombo. Io ricordo che era una sorpresa. E i diorami fatti da Rosa, credo. No? Feci tutta io la mostra, poi invitai Rosa e qualcun altro a portare materiali. Ho portato materiali all'Università di Padova. Saluto anche Edoardo Vernierti qui con noi, che è presidente della Società Naturalisti. E quella volta, lo ricordo, andai nel vecchio museo di zoologia che era ancora in via Loredan. E parlai con Alessandro Minelli, che poi ci conosciamo da una vita, che adesso... e mi dice, guarda, c'è un po' di roba qui che mi può servire per mettere insieme delle storie sul mondo degli insetti che non abbiamo mai fatto prima, magari la scimmia che catturava la morfo sulla... È nata lì, era proprio da quelle cose, da lì. E poi raccolto collezioni di amici, anche di primi di Entomodena, eccetera, eccetera, abbiamo realizzato, eravamo io e Gabriella, mia moglie,
che abbiamo realizzato questa cosa, che abbiamo 60.000 visitatori, mi ricordo. Sì. Stata... Grazie che l'hai ricordato, perché è passato da lì, un sacco di tempo. Da lì. Beh, io uscivo col cappellino e cercavo di prendere le cavolaie. Ma non ci credo. Babbo disse, ma guarda come sei appassionato, mio figlio. E già comunque, vabbè, noi facciamo parte, diciamo, di una famiglia di cacciatori raccoglitori. Mio nonno aveva la collezione di minerali e di fossili, mio padre era scultore, mio padre invece era pittore, ma comunque sempre tornava dalle vacanze con la conchiglia particolare, la piuma, il legno un po' modellato dal mare, raccolto sulla spiaggia, no? E quindi mi incoraggiò e andammo a trovare tutti gli entomologi più importanti, da Vittorio Alicuò a Cassola, appunto con le perdici scindele, che Fabio Cassola, giusto? Io confondo sempre con Carlo Cassola, che è lo scrittore. Dovresti essere più bravo tu su questo. Sì, sì, no, ma era soltanto per dire che a volte il lapsus, no, tra lo scrittore e l'entomologo, perché unisco le due diciamo, discipline. E fu proprio Cassola, in un certo senso, a quell'età, a 20 anni, 19-20 anni, che mi allontanò cercò di dissuadermi dal portare avanti la collezione, il collezionismo. Era oltre a essere il principale studioso di Cicindari del mondo, era anche molto impegnato nella preservazione degli ambienti umidi e ripariali, studiato attraverso appunto le cicindele, che sono questi coleotteri che vivono nelle zone sabbiose dei fiumi e dei mari, e quindi zone molto soggette a essere degradate dall'intervento antropico. Basta che passi una ruspa. Possiamo dire che per chi ci ascolta anche che è impossibile non innamorarsi delle cicindele, perché chi è appassionato di entomologia chiaramente può innamorarsi di qualsiasi cosa, anche di un microscopico eccetera. Però questi animali sono velocissimi quando sono adulti, ovviamente, e hanno dei colori pazzeschi, sono dei gioielli, considerati dei gioielli. Parliamo poi. Insetti tigre sono chiamati, perché sì, sono veloci, feroci predatori. Sì, però hanno un'idea proprio di una capacità cognitiva anche notevole, ci vedono, hanno degli occhi bellissimi, poi una testa, delle strutture, anche dei colori. In realtà io ho ottenuto per un po', forse non so, nell'esperimento le dimensioni del terrario hanno influito, però ho ottenuto delle campestris, sì. E io pensavo che cacciassero in modo selettivo le prede che gli davo, buttavo dentro lo sfalcio del prato. In realtà funzionano un po' come poi ho visto anche le calomera lunulata sulla spiaggia, sono un po' dei tosa erba, cioè vanno lì su e giù, quello che prendono. Sì, sono una macchina di movimento. Cioè non è che fissano la preda. Però se tu cerchi di catturarle, vedi che di natura, diciamo, le vicinanti, sì, ti vedono, poi hanno anche degli aspetti psicologici, si nascondono, è un dato, poi sì, avvicinarle, sì. Se cominci a avvicinarle, ti guardano, ti studiano, vedono se sei pericoloso, poi diventano più amichevoli un pochettino, poi ti riconoscono quasi, no? Non c'è, ti puoi avvicinare quasi a toccarlo, non certo, prima scappano che solo a vederti. Quindi anche questo aspetto è abbastanza grande. Però la cosa affascinante è che hanno dei colori incredibili. Ed erano i coleotteri preferiti e più studiati da Ernest Jünger, tanto che gli è stata dedicata una specie, anche un genere, Jüngeriorum, che trovò in Angola in un viaggio che fece negli anni 60, ed è una specie di un genere monospecifico, tra l'altro. E dicevo, Cassola, ritornando al discorso, dissuase un po', perché io andavo alle mostre entomologiche come Entomodena e collezionavo, prendevo le specie che mancavano nella collezione della sistematica che avevo allestito. E mi disse, no, guarda, cerca di star più dietro all'etologia, allo sviluppo, a come vivono nell'ambiente, a catalogarle in base ai luoghi in cui le hai trovate, magari raccogliendole sì, ma in piccoli quantitativi, per poi vedere se negli anni dopo tornano, se ci sono ancora, per vedere se l'ambiente è sempre sano. E a quell'età, però, a 20 anni, diciamo, in realtà, come un paio di sale anche qui nel museo sono state allestite, e come anche in una bella mostra che era stata fatta al Museo della Specola sugli insetti gioiello,
durante l'adolescenza quello che colpiva era l'aspetto esteriore, la bellezza. Tolta quella, io non sono riuscito a trasformare in un percorso di studi anche l'aspetto, diciamo, collezionistico, estetico, in una ricerca invece etologica, scientifica, più approfondita. Quindi mi sono distanziato per più di 20 anni dall'entomologia, dedicandomi però a quell'aspetto della letteratura e della filosofia che passa sotto il nome di fenomenologia, cioè il rapporto tra il soggetto e l'oggetto nel contesto attraverso il linguaggio, sia fenomenologia che semiotica e strutturalismo. Quindi l'aspetto naturalistico e biologico l'ho messo da parte, ho studiato la parte letteraria e filosofica, per poi scoprire, tanto che la tesi di dottorato in letteratura italiana è stata sulla poetica dell'oggetto nella poesia italiana da Montale, cioè dal simbolismo a oggi, cioè il passaggio dagli oggetti simbolici salvifici come la Madeleine, che in Proust suscita ricordi, o gli oggetti montagliani, gli amuleti delle donne amate da Montale, alla poesia oggetto, cioè alla serialità, quindi il passaggio dell'opera d'arte nella riproducibilità tecnica, secondo Benjamin, e quindi alla poesia oggetto, all'oggettivazione del testo poetico nella pubblicità e nell'arte d'avanguardia. Questo è stato poi uno dei punti che hanno motivato la poetica del primo libro, che era La memoria dal sottobosco. Cioè ritrovo un insetto, un coleottero, che è di Aperis boletti, un tenebrionide, nella collezione di mio padre, e questo suscita tutta una serie di ricordi e di correlazioni, di relazioni con altri insetti della famiglia dei tenebrionidi, del genere a cui appartiene il di Aperis boletti, e da lì si apre la trama di relazioni che struttura, diciamo, la narrazione indiretta, perché non ci sono dei personaggi canonici che si muovono secondo una trama letteraria canonica. Sono la trama naturale delle cose, delle forme stesse, che crea delle rispondenze e delle relazioni tra le tante infinite possibili, che però nel libro racconto, dove unisco appunto il punto di vista soggettivo e quello dell'oggetto, dell'insetto come oggetto, cioè qual è il rapporto tra me e quella specie lì, che tra l'altro sopra i libri in esposizione trovate in un formato ingrandito, e così potete vedere anche meglio. E quindi il metodo fenomenologico è stato poi quello che è alla base di questo, dello stile che uso per scrivere questi libri. Allora, io ti ringrazio. Non so se ci sono domande, prima magari di affrontare anche qualche approfondimento minimo sul libro, anche in questo, magari se avete delle domande particolari. Infatti, so che è sempre difficile muovere questi meccanismi della domanda. Non chiedete se è sposato, perché penso di sì, visto che c'è la moglie qui. La classica domanda che faccio dopo per rompere il ghiaccio. Ma... Cos'è nello specifico, quindi, Insetti delle Tenebre, questo libro, che è il primo, è il punto iniziale da cui sono partito per scrivere gli insetti. Nutrivo la necessità di ritornare a occuparmi del tema, però in un altro modo. Da tempo mio padre continuava a frequentare, per motivi di fotografia o di ricerca di altri coleotteri, un, diciamo, vicino di casa, un altro noto entomologo molto famoso, Paolo Magrini, che abita non distante da casa mia, che è specializzato in coleotteri troglobi, ipogei, cioè che stanno sottoterra, creature piccolissime, tra l'altro qui nella biblioteca del bookshop di Esapolis avete 3 o 4 copie del bellissimo volume di Dante Vailati e di Giachino sui coleotteri, appunto, di grotta. E io dissi, ma da dove riparto? Da dove riprendo un discorso entomologico? E se uno apre un qualunque manuale di entomologia sistematica disponibile, troverà come primo coleottero la Crossoniella relicta, che è un arcostemata, un coleottero, diciamo, un insetto, un fossile vivente,
per quanto questa parola possa essere, diciamo, adatta, che è stato trovato in 3 soli esemplari sul monte Semprevisa, sui monti Lepini, vicino a Roma, e non è stato mai più ritrovato sotto un faggio. E lì c'è tutta una storia, è diventato un insetto mitico, perché è il primo che trovate in un manuale di entomologia, ed è mitico perché Paolo Magrini è andato a cercarlo per una vita, senza più ritrovarlo, pur seguendo tutte le indicazioni che Pace, che era il maestro di scuola elementare dedito però all'entomologia a alto livello e soprattutto Sistafilini di Curcuglioni di Etroglobbi aveva fatto, e non l'ha mai trovato. Però, come sempre, paradosso letterario per eccellenza, cerchi qualcosa e nel cercare qualcosa che non trovi, trovi un'infinità di altre specie nuove, non descritte, e scopri altri mondi che, pur non trovando la Crovsoniella relicta, quella specie particolare, trovi a margine nel percorso. E io sono andato una prima sera. Serendipiti, esatto. Sono andato, Paolo, mi racconti la storia della Crovsoniella? E da lì, da quella sera dove lui mi ha raccontato quella storia, poi sono germinate tante altre storie che si sono unite, e in 3-4 storie, 3-4 serie diverse, che io poi ho riunito in un'unica narrazione, in un'unica opera. E questo me l'ha raccontato mentre passavamo al vaglio del terreno proveniente da delle grotte dei terreni liminari intorno alle grotte della Sicilia, che lui aveva prelevato durante una spedizione con quella apparecchiatura chiamata, diciamo, imbuto del Berlese. Antonio Berlese è stato uno dei padri dell'entomologia, non solo italiana ma anche mondiale. C'è una sala, ho visto allestita. Sì, noi abbiamo legato Berlese perché era famiglia di origine olandese, ma lui padovano, Treviso, Padova, insomma, e poi fu uno dei fondatori delle riviste importanti, diciamo, i percorsi anche di entomologia nazionale, andò a Napoli, insomma, il percorso tra la, ma anche a Firenze, tornò a Firenze a Agraria, che era un grande illustratore, peraltro, sugli acari, su tante altre, e qui abbiamo poi il gelso, che è, diciamo, anche dove ha lasciato il segno, perché è stato il padre della lotta biologica per l'Italia, portata dagli Stati Uniti, diciamo, come idea. Però la Prospatella berlesei, si chiamava così all'epoca, era una piccola vespa di origine cinese, piccola vespa che parassitava la cocciniglia al gesso, che se non c'era questa vespetta che lui ha portato e ha diffuso, non avremmo potuto coltivare i gessi. Storia di cui parla un altro mio amico, Nicola Naclerio, che è venuto qui ospite l'anno scorso, in questo nuovo libro uscito da poco, Entomania, che è costruito sulla base di quadri che partono dalla biografia di vari entomologi tra i più conosciuti, e da lì sviluppa l'importanza nel contesto delle loro ricerche. E, tornando a Insetti delle Tenebre, cos'è questo racconto? Sono io, è il mio alter ego, è il mio personaggio letterario che si reca una sera a casa dell'esperto di coleotteri e troglobi e del sottosuolo, Paolo Magrini, e ascolta le storie che Paolo racconta relative a questi insetti, un po' sollecitato da me a proposito della Crovsoniella, un po' relative agli insetti che aggallano dai vagli che stiamo effettuando, e questa è la parte, diciamo, è la narrazione anche più nozionistica, diciamo, perché ovviamente volevo che ci fosse anche per il lettore tutta la spiegazione di cos'è e quello che in francese si dice il milieu souterrain superficiel, tutto quel reticolo di fessure e di
spaccamenti del terreno e della roccia nei quali questi insetti vivono e come vivono lì e come si sono evoluti. Quindi c'è la voce della ragione, che è quella di Paolo, e poi c'è intervallata e frammista il flusso di coscienza, la Joyce, del mio portato, diciamo, irrazionale. Cioè tutti questi spunti entomologici, scientifici, evocano tutta una serie di suggestioni antropologiche, culturali, filosofiche. Una parte, ad esempio, per me è stato molto difficile riuscire a rimanere esatto nella parte scientifica, cioè cercare di non commettere errori, perché non sono comunque né un biologo né un entomologo. Sei molto attento. Sì, diciamo che cerco sempre di passare le varie parti di testo in lettura agli specialisti che so che mi possono leggere e correggere. Quindi Riccardo Poloni mi ha aiutato molto, non in questo libro, in Coleotteri Rossi. E salutiamo anche Riccardo, che sì. Siamo in diretta, chi la rivedrà, che abbiamo fatto tantissime e speriamo di farne ancora diretta insieme. E lui poi, ovviamente siamo tornati tutti agli impegni normali appena finito il Covid, lui poi sta finendo il dottorato di ricerca, è stato un po' sotto pressione, comunque lo approfittiamo per salutarlo. Lui si occupa della piralide del bosso. Esatto, un altro di queste specie alieni invasive che stavolta non ha aiutato a risolvere il problema, ma li ha creati. E ad esempio una idea interessante, molto difficile da trattare, era come l'entomologia venisse usata in fine 800, primi del 900, anche molto a livello didattico per i giovani, come prodromo, come educazione a un certo darwinismo sociale, poi anche. Oppure nel caso del più importante storico delle religioni, Mircea Eliade, che in gioventù è stato un entomologo e molto del suo pensiero deve anche è debitore di certi studi e ricerche che aveva fatto in quegli anni, perché era vicino a Rakovica, che era un importantissimo entomologo, studioso dei coleotteri sotterranei, che sosteneva che le creature sotterranee fossero, in quanto più antiche, più vicine a degli archetipi della vita. Un'idea totalmente sbagliata dal punto di vista evoluzionistico. Però sai, tante volte le creature degli abissi, per esempio, del mare, sì, cercare cose, magari è perché chiaramente quando non indaghi su questi ambienti, adesso ci indaghi e trovi anche creature antiche, ci sono anche ovviamente non gli abissi. Però lì, quando le scopri, sembra che debbano... Oppure, pensate, quando si guardano le isole dal punto di vista antropologico, si vede che le popolazioni più antiche stanno al centro, come se fossero spinte in questo spazio, diciamo, sempre dalle invasioni successive, e si trovano queste strutture a cipolla, un po' delle culture culturali, nelle grandi isole. E si pensa appunto che uno deve essere mandato sottoterra a un certo punto da quelli che arrivano seppellito, l'unico posto dove può rifugiarsi, lì poi non è così, no? Anche semplicemente c'è una stabilità, diciamo, data dalla costanza della temperatura e dell'assenza di luce e da una stabilità che si viene a creare in questa situazione di carenza di apporto trofico, che rallentano il tempo e quindi di conseguenza rallentano anche l'evoluzione, che comunque c'è, perché anzi tutto il contrario. Questi coleotteri troglobiti, tra i quali molte specie di carabidi, tra i quali quello in copertina, che è l'Italodites di Maioi, il più grande carabo sotterraneo ceco che sia stato descritto, sono anzi creature altamente specializzate, quindi altamente sottoposte a un processo evolutivo, tutt'altro che l'idea appunto che poteva essersi sviluppata in quegli ambienti conservatori della destra rumena di ritrovare nelle grotte gli archetipi della vita. Anzi,
Una delle cose di cui parlo anche a proposito del Tilodrias contractus, questo piccolo dermestide che vive tra l'altro nelle pagine dei libri e che è capace, è stato dimostrato che è capace allo stato larvale, una delle poche specie, di apparentemente regredire in assenza di cibo. Sì, questa è una cosa curiosissima, effettivamente, una metamorfosi inversa. Ma in realtà non si può mai regredire, non ci si può mai, l'evoluzione non si ferma e non regredisce, è sempre comunque un'evoluzione. Certo. E passo in rassegna, perché tra l'altro è capitato effettivamente, la poetica che regge questo libro, come anche l'altro di Memoria di Sottobosco, è quella del piccolo fatto vero. Non mi invento niente, sono occasioni, sono pretesti dai quali poi parte la narrazione. Quindi, cos'è successo effettivamente quando sono andato a casa di Paolo a parlare della Rossoniella Relicta? Che come tutti i collezionisti, nel suo cabinet, nel suo studio pieno di memorabilia, come già facevano i collezionisti e i ricercatori del 600 e del 700, non poteva mancare anche un fossile, non poteva mancare il calco in resina di Ciro, che è stato il primo dinosauro italiano scoperto. E quindi si apre anche su questa linea dell'evoluzione che parte dalla Crovsoniella e degli insetti che stanno sottoterra, una riflessione sull'evoluzione e sugli insetti fossili, e per questo parlo di specie relitte, perché parlo anche di coleotteri rimasti intrappolati nell'ambra birmana, e quindi la poetica veramente per me fortissima, affascinante, dell'istante rappreso, dell'istante antico, milioni di anni, parlo soprattutto dei cupedidi, perché sono un genere affine alla Crovsoniella Relicta, sempre degli archeostemata, ma anche dei... Stai usando un linguaggio che anche per gli entomologi è ostico. Vabbè, dei mordelidi, cioè, che sono dei coleotterini che sono evoluti e ci sono anche ora, sulle ombrellifere, sui fiori bianchi, sembrano delle virgoline, sono piccolini e volano via subito. Ce ne sono di antichissimi, sono i più frequenti imprigionati nell'ambra birmana. E questo mordellide rimasto imprigionato nel momento del volo in un'ambra antica milioni di anni è per chi ne ha magari la sensibilità e l'occhio per vederlo, la poesia all'ennesima potenza, perché il movimento e il fascino del movimento della danza della vita rappresa in un momento specifico, molto prima della venuta del genere umano, dell'evoluzione del genere umano sulla Terra, e di un insetto che comunque entomologicamente mi interessa. E ho farcito il libro di, forse anche troppo, non so, poi mi direte voi, di aneddoti e di curiosità, tra le quali, quella, se vi interessa la poesia, saprete che anni fa ha vinto il premio Nobel Tranströmer, un poeta svedese, che aveva casa sull'isola di Runmarö, la stessa isoletta dell'arcipelago vicino a Stoccolma, su cui abita Sjöberg, e Sjöberg ha, fini didattici e di futura memoria, conservato e restaurato la collezione di gioventù di Tranströmer, e dopo l'assegnazione del premio Nobel si è sparsa la voce falsa, come ho, facendo un po' l'investigatore, scoperto grazie a Ruzier, che è un specialista di mordellidi, era stata descritta e dedicata a Tranströmer la mordellista in a Tranströmeriana.
4-5 articoli di giornale, sia in svedese ma anche tradotti in italiano. Il poeta Tranströmer, che da in gioventù si è interessato ad insetti, alla sua specie. In realtà non è mai stata poi descritta realmente, quindi se uno va nella checklist dei mordelidi, la Tranströmeriana non la trova. Cioè è stata una... È come il Parnassus Guccini. È così. Abbiamo questa bellissima farfalla che poi è stata sbicata, ma non esiste. Ma non esiste. L'ha messa pure nel disco dell'LP, nel caso della copertina, è libera per tutto, ma era una cosa un po' inventata come sottospecie, peraltro, di sì, della mnemosina. Sì. E quindi il libro si svolge durante la serata in tre momenti. Io arrivo a casa di Paolo Magrini, iniziamo a vagliare i terreni, il terriccio, iniziano a fiorare le storie. Le storie scendono sempre di più in profondità fino a confrontarsi con i nomi, le parole, le cose, come mai certi insetti hanno certi nomi, certi insetti che stanno sottoterra hanno nomi mitologici, nella nomenclatura binomiale linneana, dove il primo nome è il genere, il secondo è la specie, ricordano mostri o creature fantastiche della Divina Commedia o di altre mitologie ectonie. Il prossimo che scopriremo lo metteremo con il Consiglio di Reni, chiameremo Barlog o una cosa del genere. Così. C'è la Speridonia Cthului, ecco. Trovato anche... Sì, è quello che nel centro poi del libro dico è che ciò che è più meraviglioso e mostruoso al tempo stesso non è, e qui uso un termine lacaniano, Lacan è stato uno psicanalista post-freudiano molto importante nel secolo scorso, non è la realtà che noi immaginiamo, cioè noi immaginiamo dei mostri mitologici che stanno sottoterra, terribili, con tante teste, con tante spine, con lingue biforcute, però questa è la nostra immaginazione, è il reale, che è ciò che ci dovrebbe aiutare a domesticare la realtà. La realtà è, se la si osserva con occhio scientifico, è sempre più, infinitamente più mostruosa, ma non ha, ma senza una connotazione morale come invece ha il reale, è sempre più stupefacente di quello che ci possiamo immaginare, perché quello che ci possiamo immaginare con la fantasia è qualche cosa comunque sempre un po' di addomesticato, antropomorfizzato, mentre questi insetti che si sono nei millenni specializzati a vivere sottoterra e che sono diventati ciechi e che hanno sviluppato lunghissimi peli tattili per potersi orientare nel buio e che si sono dipigmentati perché al buio non servono i colori e che quindi poi si sono abituati a mangiare quasi niente perché l'apporto trofico, cioè ciò che nelle profondità di una grotta può arrivare oltre il guano di pipistrelli e qualcosa portato dall'acqua, è niente. Tutto ciò è, se ci si pensa bene, ben più mostruoso, ben più angosciante di un caronte o di un... Però ce ne sono alcuni che escono un po' da questo cliché, insomma, uno lo citi, che è un animale spettacolare, che è invece gigantesco, può diventare... Sono le mormorice, sono diverse specie, tu citi la Phylloides, mi pare. Sì, lo cito proprio all'inizio. È veramente un insetto di grandissime dimensioni, adesso avete lì l'insettifoglia nella teca che abbiamo qui, e lui anche diventa una lamina, eccetera, anche... di grandi dimensioni ed è impressionante. Io non sono mai riuscito a vedere, pure sono stato un sacco di volte in Malesia, i posti dove vivo, ma non sono mai riuscito a vederlo dal vivo, cioè l'ho visto, raccolto, e mi dicono che sta nei tronchi, dentro i funghi, eccetera. Però pensare che la pressione selettiva sarebbe fatta trasformarlo in quel modo, che quasi sembra un seme alato del dittero carpace, perché vive in foreste di dittero carpace, che si chiamano così proprio perché hanno questi frutti alati, un po' come anche i tigli, no? Che hanno queste forme, però sono queste due ali, attaccate a un corpo con un collo lungo, con un torace, diciamo, allungatissimo, la testa è veramente magnifico, perché sembra uno strumento musicale quasi. Sì, infatti vengono chiamati insetti violino. Ecco, ce ne sono quattro specie, la Gembachi, il Castelnaudi, esatto. Il Phylloides. E sono animali di grandi dimensioni.
dimensioni che escono fuori da questo cliché un po' di animaletto piccolo. No, io questi li uso come pretesto iniziale, ovviamente non sono insetti troglobi, certo. Li uso perché immagino, e in effetti Paolo ne ha uno nelle teche esposte alle pareti, ma io immagino una teca composta esclusivamente di mormolice e dico, mi rimango meravigliato dall'apparizione di questi insetti, di questi coleotteri carabidi, tra l'altro parenti delle lebbie che sono carabidi presenti anche qui, ma che laggiù si sono sviluppati in queste forme mirabolanti. Dico, cosa ci dobbiamo aspettare da una serata che inizia col mormolice, quindi con Mormo, con Lamia, con la strega che spaventa i bambini, no? Nella mitologia classica. Il libro si dipana in tre ore canoniche, diciamo dalle 9 alle 10, dalle 10 alle 11 e dalle 11 a mezzanotte. Poi a mezzanotte torno a casa e ancora non stanco, non esausto, faccio un'ultima ricerca su internet, e questo è un saggio che potete trovare su una sepoltura nella Gallia, in Francia, nell'antica Gallia, che è stata rinvenuta, e dentro la tomba sono stati rinvenuti degli insetti che risalgono, semi fossilizzati, che risalgono non a un periodo successivo, ma coevo alla sepoltura, perché la copertura deve aver ceduto e si è creata sotto qualche metro di terra, dove prima c'era un bosco e adesso ci sono dei centri commerciali addirittura, questa piccola grotta in miniatura, dove dentro ci sono stati trovati questi insetti semifossili di un recente passato. E quindi su questa immagine, su questa ricerca che poi ho cercato di rendere letteratura, cioè da partire da un saggio accademico trovato su ResearchGate, ho detto, ma qui quanta poesia c'è, sia lessicalmente nel lessico specifico di queste, sia nella cosa, era una tomba di una bellissima ragazza giovane sepolta in primavera, dagli ornamenti che hanno trovato. Quindi l'immagine della grotta artificiale, del grembo e della tomba, insomma, sul finale poi ritorna tutto e chiudo spoilerando, perché tanto non c'è nessuna trama in senso canonico del termine, dicendo che il mio oggetto, diciamo, simbolico, perché mi serve da meditazione su mentre quando scrivo, è un geode, o una geode, si può dire in tutti e due i modi, che mi aiuta appunto a fare i conti con la parte di realtà non redenta dal reale, usando esattamente le parole di Lacan, cioè l'oggettività dell'insetto fatto a pezzi, smembrato aristotelicamente in tutte le sue componenti, che ricomposte, l'insetto nella sua interezza è sempre superiore, il tutto è superiore alla somma delle parti, e quindi misurarsi nella distanza tra le parole e le cose e nella dicibilità di ciò che non viene simbolizzato, vuol dire misurarsi con l'alterità assoluta, cioè con la morte. Cioè, perché a me quello che, ritornando sull'entomologia, ha colpito molto è questa antropoentomologia che sto cercando di sviluppare, il fatto che questi insetti, se osservati non con l'occhio antropomorfizzante, il baco da seta ci serve perché traiamo la seta, che ci è utile, quindi è un discorso, lo riduciamo a un nostro linguaggio, è addomesticato. Mentre io vado a cercare questi insetti, queste specie relitte e troglobie, perché sono ciò che non... Siamo ai limiti della possibilità del nominare qualcosa, e cioè siamo ai limiti della possibilità di simbolizzarlo e quindi di dirlo, e quindi i limiti del linguaggio e i limiti della morte. E con questo io direi che, insomma, ovviamente la nostra serata non muore qui, ma continua. Io spero di poter continuare con chiacchierare con Tommaso.
Non so se voi avete anche qualche riflessione. Lui è andato adesso un po' anche a fondo negli aspetti filosofici, che sono anche impegnativi, ovviamente ci metterebbero nelle condizioni di non finire la discussione certamente in modo semplice così. Qui però intanto io vi ringrazio tutti, ringrazio Tommaso per essere qui e coloro che ci stanno ascoltando e coloro che ci ascolteranno anche dopo in diretta, perché succede spesso che oggi è una bella giornata e magari si preferisce stare al sole e magari domani piove e quindi si guarderà questa cosa qui con maggiore capacità di riflessione. Ricordo ancora i bellissimi, interessanti i libri. Eccolo qua, quello che Insetti delle Tenebre, coleotteri, avete gli occhiali che Troglobi e specie troglobi e specie relitte. Eccolo qua, facciamo vedere questo qui e poi anche gli altri, perché poi abbiamo una serie di pubblicazioni che si legano un po', no? Anche per un tipo di narrazione e storie. E potremmo trovarli anche qui in museo, poi se no presso l'editore o presso le librerie, ovviamente anche in rete penso, no? Ecco, io ringrazio. Stai mandando un messaggio anche direttamente a me? Ecco, se la moglie lo permette, mandate un messaggio anche a lui, è abituata, ci ha fatto seguire. Allora, niente, salutiamo tutti quanti e ci risentiamo al prossimo appuntamento. Grazie. Grazie, grazie.